Ciao a tutti amici e benvenuti al mio canale. Sono qui oggi per parlare di qualcosa di importante, gli errori più comuni che spesso si fanno quando si studia e si legge la Bibbia. So che per molti di voi che mi seguite, la Bibbia rappresenta un'opera sacra e molto preziosa, ma spesso capita di cadere in trappole ideologiche e intellettuali che ci impediscono di comprenderne il significato profondo. Ecco perché ho deciso di condividere con voi questo video, per aiutarvi a evitare i tre errori più comuni e a rendere la vostra lettura della Bibbia più efficace e gratificante. Vi prometto che in questo video troverete buoni suggerimenti, basati sulla mia esperienza personale e su quello che ho imparato negli anni, che vi aiuteranno a leggere la Bibbia con maggiore consapevolezza e intelligenza. Quindi non perdiamo altro tempo e godetevi questo video fino alla fine. Sono sicuro che ci saranno molte cose che vi sorprenderanno e che vi faranno riflettere sul modo in cui leggete la Bibbia. Vi aspetto dopo la sigla. L'errore più comune che le persone commettono quando leggono e interpretano la Bibbia è non riuscire a integrarla nella propria vita. Piuttosto che leggere la Bibbia e rispondere con il pentimento, la fede e l'obbedienza, le persone sono come il soggetto che l'Apostolo Giacomo descrive nel primo capitolo della sua lettera. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella Torah perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. La stessa cosa accade dopo un sermone. Molti di noi lasciano l'assemblea e dimenticano tutto ciò che è stato predicato all'istante. O ancora, capita spesso che qualcuno legga la Bibbia a casa, ma poi non la rispetti con pentimento, fede e obbedienza. La Bibbia è come una casa, con fondamenta solide che ci sostengono durante le tempeste della vita. Come ci ha insegnato Gesù attraverso la parabola dei due costruttori, solo chi costruisce sulla roccia resisterà alle intemperie. E così ci sono due modi di vivere che la Scrittura ci presenta: con superficialità e nominalismo, oppure con un'adesione autentica e piena alla fede. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui molte persone si identificano come cristiani solo di nome, senza mettere in pratica la fede. Abbiamo tutti sentito qualcuno dire «Sono un cattolico non praticante», ma questa affermazione non ha alcun senso. Vi invito a non lasciare che la vostra fede sia solo superficiale, ma costruire la vostra casa sulla roccia solida della parola di Dio. Inoltre vi invito a rispondere con pentimento, fede e obbedienza, così che possiate diventare discepoli di Gesù autentici e capaci di affrontare le difficoltà della vita. Non dimenticate mai ciò che avete imparato, perché la Bibbia è come un tesoro prezioso da custodire nel cuore e da mettere in pratica ogni giorno della nostra vita. Quindi vi invito a riflettere e a chiedervi se state costruendo la vostra casa sulla sabbia o sulla roccia. Non abbiate paura di fare scelte difficili, perché solo così potrete crescere nella fede e diventare cristiani veramente forti. Vorrei parlare di una questione molto importante riguardante la nostra vita spirituale. È troppo facile dire da un lato di credere nella Scrittura, ma poi condurre una vita che non rispecchia ciò che essa insegna. Dobbiamo guardare oltre le parole e considerare come viviamo veramente. Sono consapevole che i video che produco potrebbero essere considerati troppo diretti o polemici per certi aspetti, specialmente quelli dove parlo di determinate dottrine, di determinati gruppi religiosi o settari, di determinati speculatori contro la Bibbia. Ma credo
che sia importante affrontare i problemi spirituali con onestà e senza mezze misure. Un titolo come «I tre errori più grandi che si commettono quando si legge la Bibbia» può attirare l'attenzione di coloro che sono interessati alle domande bibliche di natura accademica e tecnica. Ma non dobbiamo mai dimenticare che la ricerca della conoscenza non dovrebbe essere fine a se stessa. Invece, quando si tratta di questioni spirituali, dobbiamo essere alla ricerca di una nuova risposta che sia amorevole e biblica. Purtroppo ci sono insegnanti, e ne conosco davvero molti, che hanno la tendenza di esaltare se stessi e di correggere gli altri in modo scorretto, cattivo e non biblico, come facevano gli antichi farisei. Non dobbiamo cadere in questa trappola. E per questo motivo vi invito a guardare ai contenuti dei miei video non solo come un modo per aumentare la vostra conoscenza, ma anche come un'occasione per approfondire la vostra relazione con Dio e con gli altri. Dobbiamo cercare la verità con umiltà e con il desiderio di crescere spiritualmente. Vi chiedo di riflettere su questo argomento e di considerare come possiamo tutti vivere in modo che la nostra fede sia evidente in ogni aspetto della nostra vita. Ci sono persone che cercano risposte spirituali e che, come te, stanno visualizzando questo video per imparare, crescere e seguire fedelmente le scritture. Sappiamo che la Bibbia ci insegna ad avere un atteggiamento critico e a scrutare le scritture per verificare la veridicità di ciò che viene predicato, come i nobili bereani che venivano elogiati per la loro attenzione. Tuttavia, dobbiamo ammettere che c'è anche chi guarda questo tipo di contenuti solo per trovare qualcosa da criticare, per denigrare gli altri e far bella figura con commenti altezzosi e carichi di conoscenza, senza mai cercare un vero cambiamento o una trasformazione nella loro vita personale. Costoro sono coloro che hanno sempre ragione, mentre gli altri hanno torto marcio. Se sei qui a guardare questo video, ti chiedo di riflettere su una domanda importante. Lo stai facendo per conoscere Dio e seguirlo e dare l'opportunità a te stesso o te stessa di imparare qualcosa di nuovo, oppure lo stai facendo solo per esaltare te stesso con un commento critico? Non voglio che guardi questo video solo per poter dire di saperne di più degli altri, ma perché hai veramente il desiderio, come me, di conoscere la verità e di applicarla nella tua vita. Ricorda che la conoscenza senza l'obbedienza è vuota, quindi se vuoi veramente crescere spiritualmente, devi cercare di applicare ciò che apprendi nella tua vita. Sii sincero con te stesso e chiediti se sei veramente disposto a fare ciò che la Bibbia ti insegna. Siamo tutti consapevoli di quanto sia facile cadere nella trappola di diventare pignoli e ipocriti religiosi, proprio come gli antichi farisei. Ma noi non vogliamo essere così. Vogliamo essere fedeli discepoli di Gesù, persone che cercano di conoscere il Signore e di obbedirgli con tutto il cuore. E quando incontriamo un errore, lo chiamiamo per quello che è e lo correggiamo nel giusto contesto. Ma sappiamo anche che ci sono questioni di vitale importanza che non possono essere trascurate. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che è essenziale e fondamentale per la nostra fede, perché solo così potremo rappresentare il Signore con amore e gentilezza, interagendo con gli altri in modo sobrio e rispettoso. Quindi, caro amico o cara amica, ti sfido a unirti a me in questo obiettivo. Cerchiamo di non distrarci dalle questioni trascurabili e di mantenere il nostro focus sulle cose importanti. Lascia perdere se il nome di Gesù si pronuncia Yeshua o Yahushua, o se il tetragramma si pronuncia Yahweh o Geova. Piuttosto, tu credi nella persona di Gesù e nella sua opera? Tu credi in Hashem, a prescindere da come si chiami? Siamo tutti discepoli di Gesù e dobbiamo lavorare insieme per rappresentarlo al meglio delle nostre capacità. Un altro errore che spesso si commette leggendo la Bibbia è non chiedersi cosa volesse insegnare il redattore biblico ispirato agli antichi lettori e a noi oggi. Invece, ci si può limitare a reagire in modo istintivo e a ciò che è scritto, senza cercare di capire il vero intento dell'autore originale. Ma perché questo è un problema? Perché così facendo si rischia di fraintendere i messaggi che la Bibbia vuole comunicare e di distorcere l'insegnamento, come avviene per esempio quando si leggono brani di Paolo
e le parabole di Gesù senza tenere conto del loro contesto. L'apostolo Pietro mette in guardia i suoi discepoli contro coloro che distorcono l'insegnamento di Paolo, affermando cose diverse da quelle che lui diceva. E questo è un monito importante che dovremmo tenere a mente ogni volta che leggiamo la Bibbia. Infatti, non vogliamo diventare come i farisei del passato che si occupavano di questioni trascurabili, tralasciando quelle di vitale importanza. Noi vogliamo essere fedeli alla parola di Dio e per farlo dobbiamo fare il diligente lavoro di capire cosa l'autore originale voleva comunicare e perché ci ha fornito determinati dettagli. In questo modo potremmo applicare i messaggi biblici nella nostra vita quotidiana in modo corretto e trarre il massimo beneficio dalle sue parole. Ti invito quindi ad avere un atteggiamento diligente e attento nella lettura della Bibbia, cercando di capire il vero intento degli autori e lasciando che la parola di Dio guidi la tua vita. Quando leggiamo la Bibbia, spesso ci troviamo a chiederci il significato di certi dettagli e passaggi. Per esempio, perché Mosè, autore della Genesi, ha incluso il particolare della veste variopinta di Giuseppe che suo padre Giacobbe gli aveva regalato e non ha dato qualcosa di simile anche ai suoi fratelli? È importante affrontare questi quesiti con un approccio onesto e trasparente per comprendere appieno il significato dell'insegnamento biblico. Credo che un esame attento della Genesi ci mostri che i dettagli sulla veste di Giuseppe sono lì per mostrarci la disfunzione della famiglia e per evidenziare il favoritismo mostrato a Giuseppe dal padre. Questo particolare ci aiuta a capire meglio il motivo per cui i fratelli di Giuseppe lo odiavano e cercavano di ucciderlo o venderlo. Quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola di dare una sorta di reazione istintiva a ciò che è scritto. Piuttosto, dobbiamo fare il diligente lavoro di chiederci: cosa stava cercando di insegnare l'autore a noi lettori? Come possiamo applicare questi insegnamenti nella nostra vita? Quindi, amico mio, ti esorto a leggere la Bibbia con attenzione e a cercare sempre di capire il significato più profondo dell'insegnamento biblico. In questo modo potremmo applicare la saggezza divina alla nostra vita e a diventare persone migliori. Sai, quando leggiamo la Genesi e arriviamo alla fine, Giuseppe dice ai suoi fratelli che quello che loro avevano inteso per male, Dio intendeva per il bene. È un messaggio profondo questo che possiamo applicare anche a noi, perché ci dice che anche se nella vita incontriamo situazioni ingiuste e ci sentiamo discriminati, possiamo sempre trovare conforto nella fede. Dio ha il controllo di ogni situazione e tutte le cose cooperano per il bene di coloro che lo amano. E questa è una verità semplice ma potente, che anche i bambini possono capire, e che ci offre cibo spirituale davvero nutriente. Non fraintendermi, non voglio giustificare l'ingiustizia e l'atteggiamento sbagliato di chi ci fa del male. Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, e un giorno dovrà renderne conto a Dio. Ma possiamo avere la certezza che, nonostante tutto, Dio è sovrano e buono, anche in mezzo all'ingiustizia. Questo ci incoraggia e ci dà la forza di affrontare le difficoltà, sapendo che possiamo sempre contare su di Lui. Infine, ti invito a riflettere su questo messaggio di speranza che la Bibbia ci offre. Non importa quali siano le difficoltà che stai affrontando, non sei solo né l'unico. Dio è sempre con te e ti darà la forza di superare ogni ostacolo, perché Lui sa fin dove arrivano le tue forze e le tue potenzialità di poter sopportare la prova. Spero che questo ti abbia incoraggiato come ha fatto con me. Un terzo errore molto comune che tante persone commettono quando leggono la Bibbia è non considerarla nel suo insieme. La Bibbia è una grande storia che trova il suo culmine, la sua risoluzione, il suo climax e il suo compimento in Gesù Cristo. Ricordo di aver sentito uno studioso fare un esempio. Pensa a tutte le armonie musicali dell'Antico Testamento. Il sistema sacrificale, il sacerdozio, le istruzioni, il tempio e così via. Tutte queste note musicali sembrano in conflitto, ma hanno in comune il desiderio di Dio di venire a risolvere il problema del peccato. Quando Gesù arriva, diventa il centro di tutte queste armonie e tutto ha finalmente senso e la musica è composta. Penso che ci sia una tendenza a leggere la Bibbia in modo atomistico, senza cogliere la traiettoria che trova il suo compimento in Cristo. Per esempio, qualcuno che crede nella parola di Dio potrebbe focalizzarsi sulla dedica del Tempio da parte di Salomone in Seconda Cronache al capitolo 7.
senza considerare il contesto più ampio. Ed è importante leggere la Bibbia nella sua interezza, in modo da comprendere il significato di ogni singolo evento e la sua relazione con il culmine della storia, che è la venuta di Gesù Cristo. Solo allora possiamo cogliere appieno il messaggio della Bibbia e la grandezza del piano di Dio per l'umanità. Il passo di Seconda Cronache 7 è sicuramente una bellissima descrizione di come i sacrifici siano stati svolti e di come il fuoco sia caduto dal cielo, fornendo così una conferma della presenza di Dio. Tuttavia, l'interpretazione di questo passo non dovrebbe essere limitata alla costruzione di edifici ecclesiastici moderni. Invece, dovremmo guardare alla traiettoria generale della Scrittura, che trova la sua risoluzione finale in Gesù e nel popolo di Dio. Come Gesù stesso afferma all'inizio del Vangelo di Giovanni, il vero Tempio non è più una struttura fisica, ma il luogo dove Dio incontra il suo popolo, e questo luogo è il corpo fisico dei credenti. Inoltre, l'enfasi del Nuovo Testamento non è sulle strutture fisiche, ma sul popolo di Dio come pietre viventi che vengono edificate per formare una casa spirituale. Ma attenzione, questo non significa che le strutture fisiche non siano importanti, ma dobbiamo guardare al più ampio contesto della Scrittura per comprendere il significato di ogni passo e la sua applicazione alla nostra vita. Quindi, quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo prestare attenzione alla sua traiettoria generale, che trova il suo culmine in Gesù e nel popolo di Dio. È normale chiedersi quali siano i rischi e le insidie che ci aspettano quando ci addentriamo nella lettura della Bibbia. Ma non lasciamoci paralizzare dalla paura di sbagliare, ma ricordiamoci che abbiamo un Padre Celeste che ci ama infinitamente e ci invita a chiedere senza timore. Ci ha promesso che se chiediamo ci sarà dato, se cerchiamo troveremo e se bussiamo la porta ci verrà aperta. Quindi non abbiamo nulla da temere. Anzi, dobbiamo avere lo stesso coraggio di Mosè di avvicinarci a lui e di chiedere «Fammi vedere la tua gloria» attraverso l'aiuto dello Spirito Santo per illuminare la nostra vita e guidarci nella lettura della sua parola. Non ti è mai capitato di leggere la Bibbia e chiederti se stai interpretando correttamente ciò che hai letto? Non preoccuparti, non sei solo. A me è successo milioni di volte. È un'ottima domanda, ma a volte può farci sentire bloccati e incapaci di andare avanti. Ma ricorda sempre che hai un Padre Celeste amorevole che desidera che tu comprenda la sua parola e che ti guiderà nel tuo viaggio di conoscenza e trasformazione personale. Non temere di chiedere al Signore la sua guida per interpretare correttamente la Bibbia. Come dice il salmista, «Oh Dio, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua Torah». Chiedi al Signore di aprirti gli occhi e di illuminare la tua mente per comprendere appieno la sua parola. Inoltre, per diventare lettori e studiosi più fedeli e onesti della Bibbia, abbiamo a disposizione una vasta gamma di strumenti e mezzi, come gli insegnamenti dei dottori della Scrittura, gli scritti sull'interpretazione della Bibbia e le Bibbie di studio. Usiamo questi strumenti per crescere nella nostra conoscenza e per conoscere meglio il vero autore della Bibbia, il Dio Uno e Trino. Perciò non arrenderti mai. Questo è un viaggio che durerà tutta la vita, ma con la guida del Signore e l'utilizzo dei giusti strumenti sarai in grado di capire e interpretare la Sua parola in modo sempre più fedele. Cari amici, spero che il video di oggi vi abbia ispirato a interpretare e leggere la Bibbia con più fiducia e coraggio, e soprattutto a obbedire ai suoi insegnamenti. Non abbiate paura di porre domande, di cercare risposte, di approfondire la vostra conoscenza della parola di Dio per una vostra trasformazione personale. Ricordate sempre che il Padre Celeste desidera che noi andiamo a Lui per chiedere la sua guida e l'illuminazione dello Spirito Santo. Infine, vi invito a iscrivervi al mio canale e ad abbonarvi per non perdervi i contenuti esclusivi attualmente disponibili e quelli in programma per il prossimo futuro. Se vi è piaciuto il video di oggi, vi chiedo di mettere un bel pollice in su per dimostrare il vostro gradimento e supporto, in modo tale da permettere a tante altre persone di guardarlo. Vi invito anche ad aggregarvi alla mia Bible Community su Telegram, dove potrete condividere idee, pensieri e domande sulla Bibbia con me e gli altri membri del gruppo. Io sono Daniele Salamone, vi ringrazio di cuore per avermi seguito fin qui e vi invito a non perdere il prossimo videolog, l'ultimo della terza stagione, dove approfondiremo un altro argomento interessante e molto delicato. Vi aspetto numerosi, a presto!